Buongiorno a tutti. Mi presento, io sono l'ingegnere Alessandro Calvi, sono un professore qui al Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi Roma 3. Insegno in particolare nella laurea triennale in Ingegneria Civile e nella laurea magistrale in Infrastrutture Viarie e Trasporti. E in questo corso sarò il docente di questo MOOC che tratterà gli argomenti della matematica di base attraverso pillole di matematica. Cercheremo come dire di approfondire alcuni aspetti, soprattutto pratici, cercando di fare in modo come dire, di aiutarvi negli esercizi che troverete come tutte queste lezioni che registreremo eh, nella piattaforma insieme anche a alcuni esercizi guidati e quant'altro. Iniziamo subito con questa prima lezione. Lezione 1: Gli insiemi. Iniziamo a vedere subito come si definiscono gli insiemi. In senso prettamente matematico, un raggruppamento di oggetti rappresenta un insieme se esiste un criterio oggettivo che possa consentire di decidere se ciascun elemento in maniera univoca possa appartenere, e si indica con questo simbolo, oppure non appartenere all'insieme considerato. Tutti gli elementi, gli oggetti che fanno parte di un insieme vengono definiti elementi. E se questi elementi costituiscono un numero finito all'interno di un insieme, parleremo di insieme finito. Qualora invece l'insieme contenga un numero infinito di elementi, parleremo di insieme infinito. È possibile anche definire un'altra tipologia di insieme in funzione dell'entità del numero degli elementi, che è l'insieme vuoto, che è un insieme che non contiene alcun elemento e tipicamente si indica in questo modo. Eh, gli insiemi vengono eh, identificati con delle lettere maiuscole, mentre gli elementi appartenenti all'insieme vengono identificati con delle lettere minuscole. Ad esempio in questo caso abbiamo che l'elemento A appartiene all'insieme A. Invece se un elemento non appartiene all'insieme A lo indicheremo in quest'altro modo. Quello che eh, tipicamente si fa in matematica si inizia a parlare di una tipologia di insiemi molto importante che sono gli insiemi numerici. Gli insiemi numerici me ne sono molteplici, il primo insieme numerico che si vede è l'insieme dei numeri naturali, che è costituito da tutti i numeri interi, compreso lo zero, soltanto quelli però positivi. Un insieme più ampio è quello invece dei numeri eh, interi. Che comprende anche i numeri interi negativi, quindi per esempio meno 5, meno 4, 1, 2, e così via. L'insieme infine dei numeri razionali, che è un insieme molto importante, è quello costituito da eh, quei numeri che possono essere eh, rappresentati dal rapporto fra numeri interi, quindi per esempio 7 quinti, per esempio 4 terzi, ma anche meno 5 quarti, e così via. Qualora questi numeri non possono essere rappresentati come rapporto di numeri interi, parleremo invece di numeri irrazionali, e al cui interno possiamo trovare, per esempio, la radice del numero 2, possiamo trovare il numero di Nepero, il pi greco e tanti altri elementi. L'unione di Q, quindi numeri razionali e numeri irrazionali, costituisce l'insieme dei numeri reali. C'è anche un altro insieme che avremo modo di analizzare più nel dettaglio quando ehm, parleremo dei numeri complessi, che è appunto l'insieme dei numeri complessi, all'interno dei quali trovano risposta nel linguaggio matematico dei termini del tipo radice di meno 1, ossia tutti quei termini che per esempio contengono la radice di indice pari di ehm, quantità negative. Poi di questi aspetti ne parleremo nella lezione dedicata sui radicali e quant'altro. Come rappresentare questi insiemi? Gli insiemi possono essere rappresentati in tre principali modalità. La prima è una modalità grafica che utilizza i diagrammi di Euler-Ven, che altro non sono che delle linee chiuse all'interno delle quali troviamo i nostri elementi. Per esempio, se indichiamo che l'insieme A è costituito dai voti di un esame universitario superiore al 24, avremo al suo interno questi elementi, quindi 20 25, 26, 27, 28, 29, 30 e mettiamoci anche il 30 e che vi auguro di prendere in maniera significativa nella vostra carriera universitaria. Per esempio l'insieme B invece è caratterizzato da quelli che sono eh, i numeri compresi tra 2 e 10, i numeri dispari compresi fra 2 e 10, allora qui dentro avremo il numero 3, il numero 5, il numero 7 e quindi anche il numero 9. È una prima rappresentazione che utilizza quindi, abbiamo detto, i diagrammi di... E Uleroven. Una seconda rappresentazione invece degli insiemi può essere fatta tramite l'elencazione. Quindi vengono elencati eh, gli elementi che appartengono all'insieme all'interno di parentesi graffe. Tutti quanti sono separati da virgole. Prendiamo l'esempio dell'insieme B, quindi numeri dispari compresi fra 2 e 10. Tutti quanti, dicevo, sono presenti all'interno delle parentesi graffe separati da virgole, non è importante l'ordine in cui vengono inseriti, né tantomeno non devono essere assolutamente ripetuti. Una terza rappresentazione, che è quella più utilizzata, soprattutto quando gli elementi presenti all'interno dell'insieme sono molteplici, è quella che ehm, descrive la proprietà Caratteristica dell'insieme. Proprietà caratteristica dell'insieme, che altro non è che quella legge di cui parlavamo prima, ossia quel criterio eh, oggettivo ed univoco, univoco che consente agli elementi ehm, di ehm, essere inclusi o meno all'interno di un insieme. Proprietà caratteristica. Allora, in questo caso, per esempio, l'insieme A è l'insieme eh, dei valori della x di elementi x appartenenti ai numeri reali tali che x sia maggiore o uguale a 5. E in questo modo si descrive appunto eh, si descrive l'insieme. Ci sono poi i sottoinsiemi, cioè quegli insiemi che sono inclusi sostanzialmente in altri insiemi più ampi. Allora, il, per, facciamo un esempio anche in questo caso che riguarda quindi i sottoinsiemi, quindi prendiamo l'insieme A, che è l'insieme costituito da tutti quanti i numeri compresi fra 1 e 9, per esempio e l'insieme B che invece è costituito esclusivamente dai numeri eh, compresi fra 6 e 9, quindi abbiamo soltanto 6, 7, 8 e 9. Diremo in particolare che B è un sottoinsieme, e si indica in questo modo, di A, e se tutti gli elementi di B sono inclusi in A e qualora ci siano anche degli elementi di A che non sono invece presenti in B, parleremo di un insieme strettamente incluso in A e lo indicheremo in quest'altro modo. Ed è proprio il caso che abbiamo visto in questo esempio, in cui l'insieme B è strettamente incluso nell'insieme A. Vediamo adesso un altro tema molto importante che caratterizza gli insiemi, che sono evidentemente le operazioni che è possibile fare con gli insiemi. Esistono due operazioni fondamentali, che sono l'intersezione e l'unione. Vediamo l'intersezione tra gli insiemi. Ovviamente l'intersezione tra gli insiemi è anch'essa un insieme, è un insieme in particolare. Quindi prendiamo l'insieme A, prendiamo l'insieme B e descriviamo l'intersezione tra A e B come l'insieme delle x tali che x appartiene ad A e x appartiene a B. Quindi l'insieme intersezione è l'insieme costituito da tutti gli elementi comuni, sia l'insieme A che l'insieme B. Quindi in particolare se questi elementi fanno parte sia di A che di B avremo che questo è l'insieme intersezione. Analogamente andiamo a definire quella che è l'unione tra gli insiemi. Consideriamo sempre gli stessi insiemi che abbiamo visto in precedenza, quindi l'insieme A e l'insieme B. L'unione tra gli insiemi è definita come quell'insieme caratterizzato dagli elementi x che appartengono ad a oppure appartengono all'insieme b. E allora in questo caso, che è quello che abbiamo visto in precedenza, l'insieme unione è dato da tutti questi elementi e da tutti questi elementi. Ovviamente... Gli elementi comuni dovranno essere inseriti all'interno dell'insieme non in una sola volta, come abbiamo detto in precedenza. C'è poi un'altra operazione molto importante che si fa con gli insiemi, che è la differenza tra due insiemi. Quindi, differenza è importante in questo caso definire l'ordine, quindi devono essere considerati in ordine, quindi, ad esempio, la differenza. Tra l'insieme A e l'insieme B considerati nell'ordine quindi è differente ovviamente a -B o a-b o a b-a è l'insieme degli elementi di A che invece non appartengono all'insieme B. E quindi andremo a definire come gli x, tali che x appartiene ad A, e contemporaneamente non appartiene, appartiene all'insieme B. Ovviamente resta inteso che l'insieme eh, differenza nel caso che abbiamo visto in precedenza, quindi essendo questo l'insieme A e questo l'insieme B, corrisponderà essenzialmente a questa parte dell'insieme A. Un ultimo insieme che vogliamo andare a definire è l'insieme complementare. L'insieme complementare di un insieme, quindi l'insieme complementare di B rispetto all'insieme A, è come abbiamo già visto per la differenza, l'insieme è caratterizzato tutti gli elementi di A che non appartengono all'insieme B. Di conseguenza, nel caso in cui B sia un sottinsieme strettamente incluso nell'insieme A, avremo una coincidenza fra quello che è l'insieme complementare di B rispetto ad A e l'insieme differenza A-B. Quindi anche in questo caso avremo gli x appartenenti ad A, X non appartenenti all'insieme B. L'ultima definizione che voglio darvi è quella degli insiemi disgiunti, che sono quegli insiemi caratterizzati, l'abbiamo visto in precedenza, dal fatto che la loro intersezione coincida con l'insieme vuoto. Quindi gli insiemi disgiunti sono quegli insiemi che non hanno alcun elemento in comune. E con quest'ultima definizione abbiamo terminato la lezione sugli insiemi. Vi invito, eh, come farò alla fine di tutte le lezioni, a consultare ovviamente tutto il materiale presente nella piattaforma e soprattutto a fare gli esercizi che sono inclusi. Nella prossima lezione eh, analizzeremo invece un, eh, tema, un altro tema fondamentale della matematica che sono le potenze.